sei stato condizionato finora dagli infortuni? Ma più che condizionato dagli infortuni, condizionato dai pochi allenamenti che ho fatto. Questa sicuramente è una cosa che mi sta dando fastidio. Adesso per fortuna sembra che i miei problemi si siano risolti, quindi spero di potermi allenare con più continuità. Senti, arriva una partita per te particolare, no? Insomma, questa con Messina, Fresco Ex, una partita peraltro, non dico decisiva ancora troppo presto, però veramente molto importante per il Catanzaro, no? Sì, beh, qualsiasi avversario fosse venuto questa domenica sarebbe stata una partita fondamentale per noi. L'inizio che abbiamo fatto sotto gli occhi di tutti, sia dal punto di vista dei risultati che probabilmente anche da altri punti di vista, è stato negativo. E per quanto mi riguarda, sì, Messina sicuramente è una partita speciale per me. Ho giocato lì l'anno scorso, conosco molti compagni, eccetera, ma è ovvio che questa partita qui deve essere la svolta, per noi deve essere la svolta, e nella testa di tutti, nel nostro spogliatoio, a partire dal primo, arrivare all'ultimo, c'è questa idea. Cosa temi di più da una gara come questa in cui il Catanzaro, giocando in casa, anche magari essendo pure un po' favorito dal pronostico, ha tutto da perdere? Sì, sai, più che altro bisogna vedere il momento in cui arrivi a questa partita. Ci arrivi in un momento in cui le cose non riescono e quindi magari rischi di perdere un po' di fiducia in te stesso. È proprio per questo che magari queste partite le vinci prima col cuore e poi con il resto. La cosa fondamentale è avere il desiderio di cambiare rotta, di invertire la rotta. Poi le qualità ci sono, quindi il resto arriverà di conseguenza. Che cosa sta succedendo a questo Catanzaro? Quali sono i problemi che state riscontrando? Ma è stato un inizio difficile. A me è già successo e spesso non c'è una componente che penalizza, spesso è più di una. Prendendo la partita di domenica, ad esempio, è una partita in cui senza nascondersi abbiamo giocato male, non siamo stati in grado di reagire, soprattutto nel primo tempo, e quindi la partita si è messa subito su binari sbagliati. E nonostante nel secondo, poi obiettivamente, se ci fosse girata un po' meglio, forse potevamo provare a rimetterla in piedi. Il mio pensiero è che le qualità ci sono. E in questo momento, come dicevo prima, serve un po' di fiducia, serve un po' di vento a favore, diciamo, che ci aiuti a rimettere le cose sul giusto binario, e poi sono sicuro che una volta imboccata la via giusta non faremo più deviazioni. Senti, l'hai detto prima, insomma, sei stato molto condizionato dagli infortuni, da pochi allenamenti che hai fatto, insomma, stiamo tutti quanti aspettando di vedere il vero Bacco, no? Insomma, voglio dire, sei uno di quelli che, insomma, dai quali ci si aspetta di più, quindi credo che, insomma, anche dal punto di vista dello spogliatoio, questo paese, cioè, insomma, se uno è nello spogliatoio devi far saltire anche magari. Io l'ho detto prima, per me è stata una grande zavorra, e tutt'oggi è una cosa che mi ha provocato molto fastidio, appunto il fatto che, essendomi allenato poco, però poi magari giocando la domenica non ero nelle migliori condizioni, soprattutto di durata, no? Di non riuscire a fare 90 minuti, magari 180 e via di seguito. E tutti sappiamo che in questo sport qui, senza condizione fisica, soprattutto alla lunga, non si va da nessuna parte. Però in questo momento l'allenatore sta proponendo dei buoni allenamenti, io per fortuna sto meglio, e in questo momento ho in testa solo questo, quello di entrare in forma il più in fretta possibile. Tra l'altro, in questo momento non solo tu, insomma, ci sono tanti ragazzi che non stanno benissimo, tanti ragazzi infortunati o comunque in via di recupero. Questo sta anche provocando delle scelte tattiche che forse in questo momento, non dico penalizzando, però insomma stanno condizionando il cammino. Beh, sicuramente se gli uomini a disposizione sono limitati, le scelte sono, certo, di conseguenza sono limitate. Mi riferisco al fatto che magari, ecco, con questo tipo di centrocampo fate un po' più fatica, no? È un modulo in cui abbiamo, è un modulo nuovo, come tutti i moduli nuovi che stiamo facendo da poche settimane, è normale che abbia bisogno di più tempo.
nonostante con l'Andria magari mi viene in mente era andato bene, ci può stare che poi invece arrivino partite in cui se vai in difficoltà non hai magari l'esperienza per riuscire ad uscirne da quello che è successo domenica. Al di là del modulo, appunto, deve essere la presenza, la disponibilità di tutti i giocatori, che è sicuramente un'arma in più perché permette di scegliere uomini e modulo con più facilità. Ultima cosa anche a te, ti chiedo, la stiamo chiedendo un po' a tutti, l'obiettivo continua a essere un posto playoff, immagino, o magari cominciate a forse a guardarvi un po' più dietro le spalle? Ma guarda, io l'anno scorso a Messina dopo 10 partite eravamo primi in classifica, ma non per questo ci siamo mai messi in testa che il campionato finisse a ottobre o novembre. E gli obiettivi della squadra, della società sono gli stessi, perché il potenziale c'è, e sarebbe da stupidi a ne prendere 5 partite e ragionare solo su quelle. Nonostante questo, noi sappiamo che in questo momento per le prestazioni che stiamo facendo non va bene e i risultati lo testimoniano, ma siamo convinti di poterne uscire. Grazie.